Questo programma è offerto da Consorzio Italiano della Mozzarella, via Cavaliere Angelo Manzoni 39 a Sant'Angelo Lodigiano. Telefono e fax 0371 21 93 42. Salumificio Bertoletti, via delle Boschine 6, Graffignana Lodi. Telefono 0371 88 84 6. Vendita all'ingrosso e vendita diretta a chilometro zero. Dalla produzione alla vostra tavola. I Fruttarol del Burg, via Borgo Adda 109. Telefono 0371 49 51 71. Aperto tutti i giorni dalle 7 alle 20 con orario continuato. Sabato chiuso dalle 14 alle 16. Servizio a domicilio. Frutta e verdura di qualità, prodotti regionali, vini di pregio con attenzione ai prezzi. Si confezionano cesti tutto l'anno personalizzati. Piccola cucina con prodotti freschi anche su ordinazione. A Pasqua e Natale, colombe, uova, panettoni e oggettistica a tema. C'è una nuova puntata di Spadellato e Servito e questa è la domenica di Pasqua. Ovviamente chiamo subito lo chef. Luca? Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, oggi domenica di Pasqua. Speciale. Ok. Tradizione nostra è? L'agnello. L'agnello, perfetto. Qua abbiamo la parte alta della coscia d'agnello, abbiamo del prezzemolo, cipolla rossa, questo è? Ginepro. Ok. E sale. Ok. Vabbè, olio. Questo? Pepe? Sì. E brandy. Brandy, però era di più prima. Ah, no, io non bevo. Vabbè, io neanche. No. Claudio? È stato lui. Era di più prima, Quindi, vabbè, allora, lasciamo stare. Prima cosa, prendiamo l'agnello. Allora, questo qua è la parte sopra. Uh-huh. Ok? Allora, io ho preso più o meno, saranno, ipotizzo, sui 2 kg. Ok? Adesso la disossiamo, tiriamo via l'osso, faccio vedere come fare e poi iniziamo a preparare il piatto. Io ovviamente ho già iniziato a prepararlo prima perché ci vogliono più o meno 2 ore di cottura. Ti faccio subito una domanda. Vai. Proprietà della carne, quella di agnello. Non è mia. Che partiamo carino. Allora no, tu a volte mi fai di quelle domande che io non ci so rispondere, ma fa niente, nel senso... è una carne comunque magra, non è grassa. Diciamo che ha un sapore un po' particolare e un odore un po' particolare. Molta gente non la mangia perché ha un sapore un po' forte. Però diciamo che secondo me è una delle carni più buone che esista. Visto che hai detto che alcuni non mangiano l'agnello. Sì. Come si può sostituire questa carne in questa ricetta? Ah, possiamo farlo con qualsiasi tipo di carne, col vitello, col manzo, col maiale, col coniglio. Perfetto. Sì, sì, anche con del pollame senza alcun problema. Allora, noi andiamo a incidere la carne in questa maniera e vediamo già l'osso. Ovviamente voi lo potete già... Io l'ho fatto perché faccio vedere che si può fare anche con un po' il procedimento, ecco, però... Se andate dal macellaio gli dite... Già disossato. Sì, sì, okay. Un pezzo di polpa già disossata, senza alcun problema. Allora, siamo quasi, Senti il profumo, cioè comunque lo senti un po', il profumo della carne che è un po', ha un profumo un po' forte. Mm-hmm. Alcuni lo mettono anche a bagno col vino, vero? Esatto, col vino, col latte. Mm-hmm. Allora, io in questa ricetta, in pratica... Faccio vedere la preparazione un po' veloce, però adesso poi spieghiamo che comunque in questa marinatura che noi andiamo a fare tra poco ce lo dobbiamo lasciare tutta notte. Okay. Infatti quello che c'è su alle nostre spalle è stato a marinare tutta la notte. Questo, se noi lo disossiamo noi, non lo buttiamo, lo mettiamo dentro nel nostro, questo piatto l'ho chiamato cubotti di agnello, perché è una sorta di spezzatino, però a me spezzatino non piace chiamarlo, perché a volte uno pensa allo spezzatino come a un qualcosa di, un ritaglio, qualcosa del genere. E invece è un piatto pregiato. Esatto.
Questo c'è una parte di cartilagine qua. Ti farei provare, ma No, non no, vorrei che. pericoloso. Cioè, è Pasqua. Voglio Non avere so. ancora tutte le dita. Sì. Diciamo che servono Mi ancora per servono. adesso. Intanto do un'occhiatina qua dietro perché è quasi. Lì è quasi pronto. Allora, dicevamo. Come tu vedi, una volta disossato l'osso lo teniamo. Anche queste parti un po' grasse con un po' di cartilagine la teniamo e la mettiamo dentro perché comunque dà il suo sapore, Perfetto. il profumo senza alcun problema. Poi la carne, vedi che la carne in pratica è divisa, è già divisa di Sì. suo la carne in parti, vedi. Noi seguiamo solamente il taglio che fa la carne. In questa maniera qua io non sto facendo Sì. Si nient'altro che tirando con la mano e si praticamente, divide da solo. esatto, formiamo della sorta di arrosticini che potremmo anche, per dirti, fare questo piatto con un arrosticino, così lo Ok. leghiamo. Però diventa una preparazione già è abbastanza Lunga. lunga, diventa ancora un pochettino più lunga e diciamo che il tempo a volte è Questa è la tiranno. dose sempre per due persone, No, un po' di allora, più. questo un po' di più. Esatto. Diciamo che qua porzioni normali saranno anche un 4-5 persone. Ok. Poi dipende sempre cosa mangiamo prima. Se mangiamo solo questo, cioè noi lo facciamo per Pasqua, però potremmo mangiarlo tranquillamente quando vogliamo. Ecco, un tipico menù di Pasqua, ad esempio, questo come secondo, come primo? Allora, questo come secondo, come antipasto io ho fatto una aspetta, non mi viene il nome. Del fegato d'anatra e poi vabbè un altro piatto secondo me sono dei ravioli. Facciamo Ah, ok. dei ravioli ripieni con possiamo sempre farlo con un patè d'oca, così richiamiamo un po' anche l'antipasto e secondo. Diciamo che Pasqua, a Natale abbiamo molte più tradizioni. Pasqua più che altro la nostra tradizione È vero. principale è l'agnello, poi il Sì. resto dobbiamo sempre cercare di fare un menù con un po' di buon senso, che non saltiamo da magari una mousse di prosciutto come antipasto a un agnello di secondo. Diciamo molto, sposare molto anche la selvaggina, secondo me, a Pasqua. Allora, la carne l'abbiamo pulita. Adesso tiriamo via queste parti un po' più grasse che comunque non No, buttiamo. chiudiamo. Ok? L'abbiamo pulita bene. Anche se c'è un pochettino di grasso va bene lo stesso. Allora, adesso con un coltello più grande facciamo dei cubotti, una sorta di spezzatino. Ok? Questo va benissimo così. Poi io non ho messo alcun contorno, però secondo me si può sposare benissimo magari con un purè di patate dolci, magari con dentro una spolverata di rosmarino e poi vediamo magari come comporre un po' il piatto un po' particolare, Ok, quindi delle patate, ecco. poi Sì, dell'insalata. esatto. Possiamo fare anche delle classiche patate al forno, Ah, sì. senza alcun problema. Però se magari facciamo un purè di patate dolci, diciamo che un po' il sapore forte dell'agnello con la patata dolce secondo me si sposa molto Ok. bene. Poi, a noi piace molto tribulare, ma se vai dal tuo macellaio Te lo dà anche te già lo dà fatto, è vero. già fatto e tu sei. Ma così è più bello. Sì, vabbè, certamente. Hai più soddisfazione. Esatto. Allora, siamo quasi, eh. Questo l'abbiamo tagliato bene. Intanto, visto che sei lì che stai solamente guardando. Sì, perché sono un po' pericolosi sti No, no, coltelli. no, vai tranquilla. Allora, prendi. Lì sotto a questo qua c'è Sì. una ciotola d'acciaio, Ok. ok? Quello appoggialo sul tavolo e in quella ciotola lì ci metti dentro una manciatina di ginepro, di bacche di Ok. ginepro. Non troppe, eh? Perfetto. Poi prendi il prezzemolo, Prezzemolo riccio. riccio, sempre riccio, metti dentro un 3-4 pezzi. Così, perfetto. Adesso ci mettiamo dentro la carne che intanto io ho finito di tagliare.
noi adesso facciamo vedere questa marinatura, sì. Poi noi la cuociamo subito. Esatto. Però intanto noi ce l'abbiamo già pronta. Sì, il profumo è molto buono. Sì. Adesso poi sveliamo tutto. Allora, prezzemolo abbiamo messo, il ginepro abbiamo messo, ci mettiamo la cipolla tagliata grossolana in questa maniera, rossa, cipolla rossa. Ok. Così. Poi intanto prendi questo bel bicchiere di brandy. Sì. Lo metti dentro, vuota vuota senza paura che lui non si ubriaca. Ci ubriachiamo noi però. E se bevi un bicchiere così, secondo me, una dose generosa di olio extravergine, un pizzico di sale, un pochettino abbondante. Sì. Ok. Noi praticamente facciamo questo lavoro adesso con l'aiuto delle mani, sì. Se si vuole, se no con un cucchiaio come si preferisce. Rompiamo bene con le mani la cipolla in questa maniera. E tu usi la cipolla rossa? Uso la cipolla rossa perché la cipolla rossa è un po' più, secondo me si sposa meglio per questo piatto. Primo ha un sapore più deciso e poi ha un profumo secondo me più buono e quando tu la mangi, quando la cipolla rossa cuoce in questi tipi di piatti fa una sorta di caramella, okay? Ed è veramente, veramente buono. Come allora, mai metti proprio il ginepro e non un'altra spezia? Metto il ginepro perché, sempre per un fattore che secondo me il ginepro è una delle spezie che si sposa meglio. Ok. Perché ha quel carattere deciso, diciamo. Gli mettiamo anche l'osso. Sì. I nostri scarti di prima e noi così com'è potremmo prenderlo, lo mettiamo in frigo e lo lasciamo tutta notte. Adesso facciamo finta che noi l'abbiamo lasciato tutta notte, ci svegliamo la mattina, apriamo il frigo, ovviamente lo copriamo con della pellicola, mi raccomando, perché se lo lasciamo scoperto magari se abbiamo nel frigo qualcos'altro magari prende odore e già il suo odore è già abbastanza. Allora prendo una padella intanto, allora abbiamo preso la padella, tutto a freddo. Ok. Prendiamo la nostra padella, mettiamo dentro la nostra carne in marinatura. Ovviamente il colore sarà diverso, avrà preso un po' più il profumo, sì. E tutto. Però noi purtroppo per questione di tempo, sì, sì. Dobbiamo per forza fare così. Noi da freddo, così com'è, prendiamo, adesso spostiamo l'altro capolavoro che ormai è pronto. Lo chiamo capolavoro perché secondo me i piatti, quando si fanno i piatti, secondo me sono tutti capolavori. C'è un pittore, un artista fa il suo quadro e è un capolavoro e noi cuochi facciamo i nostri. Allora, accendiamo il fuoco, pian piano inizierà a soffriggere. Noi praticamente lasciamo la sua marinatura così. Quando inizia a soffriggere, che lo giriamo, aggiungiamo il brodo, sì. Lo copriamo e lo lasciamo cuocere. Più o meno, a me ha cotto quasi 2 ore. Ok. A fuoco medio? Sì, no, no, a fuoco basso. Una volta che prende il bollore si abbassa, okay. Aggiungi il brodo, abbassi, copri e lasci cuocere. Ogni tanto dai un'occhiata, aggiungi magari un po' di brodo, perché comunque tende sempre ad asciugare. Vediamo. Ecco, una domanda. Come mai l'hai lasciato intero il prezzemolo e non l'hai tritato? Semplicemente perché, allora, andavo a fare un lavoro, tra virgolette, inutile, perché poi noi la salsa la frulliamo. Ah, ok, perfetto. Quindi, e poi quando... Cioè, secondo me, se vedi questo piatto così, con la cipolla tritata così, il prezzemolo così, oppure tritato, secondo me è un altro... Cambia. È anche vero che il prezzemolo, quando lo triti, emana subito tutto il suo profumo. Però, intanto, qua ci siamo quasi. L'osso lo lasciamo, perché l'osso... Comunque la carne quando cuoce si stacca dall'osso, quel poco di carne, sì. Che abbiamo ancora attaccato. E poi l'osso comunque lascia ha molte proprietà. Come quando fai il pesce, vedete, se tu fai una zuppetta di crostacei non lo sgusci, ma lo lasci intero perché emanano molto, molto sapore. Ecco. A te piace l'agnello?
Non è una delle mie carni preferite, diciamo così. Perché è molto particolare. È uno di quei piatti che sono troppo particolari. Se tu prendi un petto di pollo, lo mangia chiunque. Esatto. Già il coniglio non tutti lo mangiano. E questo poi quando si fa questo, se si pensa anche com'è la situazione quando prendi l'agnello, queste cose, allora porta sì, sempre a quel discorso. Poi penso che è un po' anche la società che ci sicuramente, condiziona. Sicuramente, sicuramente. Però io dico una cosa, cioè magari può essere brutto, però io dico una cosa, anche il pesce alla fine è un animale. Se tu prendi anche la mucca, anche il vitello, cioè prendi chiunque, cioè prendi qualsiasi animale che noi per la nostra siamo stati creati per questo, è così. È vero. Allora, lui piano piano sta iniziando a rosolare, intanto noi prendiamo l'altro. Allora, il risultato che voi avrete dopo un paio d'ore è questo. Allora, come vedi, i pezzi... Il nostro osso c'è. Il nostro osso c'è. Adesso lo tiriamo via. Vedi quel discorso che ti dicevo? Sì. Ok, l'osso, vedi che cambia colore? Sì, sì. Ok? Il nostro osso c'è. La cipolla non si vede quasi più. La cipolla non si vede quasi più. Il prezzemolo. Sì, è vero. Tanto uguale. Sì. Poi se prendi anche, vedi il ginepro? Sì. Ok? Sì, però sì, le bacche. Le bacche le vedi? Adesso qua facciamo una sorta di impiattamento, innanzitutto lo lasciamo lì a riposare ancora un attimo e noi giriamo, tanto qua va avanti, quindi un paio d'ore. Sì, più o meno sì. Adesso ti faccio fare un lavoro. Aiuto. Allora adesso prendiamo una ciotolina come queste e ti diverti, adesso ti avvolgo tutti i pezzi di carne. Aiuto. No, no, ma è semplicissimo, eh. Siccome è un lavoro che è molto bello da fare, lo faccio fare a te. Che carino. Quindi, hai visto? Cosa devo fare? Prendi i pezzi di carne e li metti qua dentro. Ok. Quanti più o meno? Tutti. Tutto, tutto? Di dentro deve rimanerci solo il liquido. Ok. Intanto vedete che qua questo piano piano sta iniziando a cuocere. Il sale lo avevamo già messo prima. Ovviamente quando adesso andiamo a sistemare quel piatto, assaggiamo anche di sale, ma in teoria è a posto. Quando ha rosolato così, che un po' il succo ha iniziato a uscire, adesso prendiamo il brodo. Il nostro brodo sempre pronto? Sì, sempre. Il brodo in cucina sempre. Copriamo il nostro agnello. Ecco, per questa quantità di carne, tanto brodo così è a sufficienza, secondo me. Adesso prendiamo, lo copriamo e qua inizia a cuocere. Come siamo messi qua? Io vado piano piano. Sì, no, mai anche sporcato, ma fa niente. Olè. No, non ci mancherebbe altro. È un'opera d'arte, no? Quindi? Sì, sì, infatti, anche la mia giacca adesso è un'opera d'arte. Spero per voi che non avete impegni per Pasqua, perché probabilmente ci abbandonerete prima, ma vi vogliamo bene lo stesso. Aiuto! Oh, io vado pianino perché sennò vedi faccio disastri. Chi va sano, chi va piano va sano e va lontano. Esatto. Diceva il proverbio. Hola. Purtroppo però, perché sennò finisce anche il tempo. No, no, va bene, Ce l'ho fatta. Perfetto. Adesso quei due o tre pezzettini lì, lasciali pure lì dentro. Ok. Allora, adesso. Qua ci siamo. Poggia pure sul tagliere. Qua. Allora adesso io lo metto in questa brocca. Uno può usare un contenitore di plastica. Adesso frulliamo la salsa di cottura. Quindi adesso da quel liquido che è l'olio e il brodo diventa denso. Esatto, okay. Lo andiamo a frullare, abbiamo dentro, in pratica qui abbiamo le nostre spezie, abbiamo la nostra... Il nostro prezzemolo, la nostra cipolla, in pratica vedi è liquido. Noi adesso aggiungiamo un goccino di brodo, proprio mezzo mestolo. Sì. Ok? Io questo procedimento lo faccio con tutte le carni. Di fare l'arrosto, finito di cuocere l'arrosto, facciamo questo procedimento. Okay. Quando noi andiamo a impiattare,
È bello, abbiamo un bel piatto. Mi attacchi il. Sì. Allora, adesso attenzione a sporcarci. Noi qua non aggiungiamo farina, non aggiungiamo niente in assoluto. Facciamo qua l'olio. Abbiamo fatto tutto, la carne l'avevi collata perfetta. Oh, che Che bello. piatto usiamo? Vetro? No, No. basta vetro. Basta La vetro? moda del momento. La moda del momento. Sì. Tutti i Sono rimasta ristoranti. indietro. Sì. Ma tutti i ristoranti, almeno quasi tutti i Ah, la nostra amica ristoranti, Pietra. sì, Ah. hanno il piatto in ardesia. Ormai prima c'era il vetro. Prima. Fino. Sì. Sono rimasta indietro. Fino a 2 domeniche fa c'era il Ah, vetro. Adesso ok. andiamo di ardesia. Allora, ovviamente noi abbiamo fatto questo procedimento. La carne, se noi la copriamo con la pellicola, resta ancora più calda. Se no, possiamo anche tenerla, metterla in forno, un secondino a forno A basso e scaldare. la scaldiamo. Ma comunque Ok. la carne è ancora calda. Allora, adesso immaginiamoci, qua abbiamo la nostra spuma di patata dolce. Chiamiamola Ok. così, ok? Mettiamo, questa è la salsa, non abbiamo aggiunto niente, quindi né farina né niente, questo è solamente Il sugo di cottura. il sugo di cottura. Ok? E adagiamo in mezzo i nostri cubetti di agnello, così. Allora, se tu calcoli che questa è una porzione, Sì. 3-4 porzioni tranquillamente saltano fuori. Ok? Ci mettiamo per decorare. Un ramettino, 2 bacche di ginepro, così. Poi potremmo fare anche, a me la cipolla piace molto cruda, non tanto Anna, perché sai, poi dopo, però vabbè, a me la cipolla piace molto cruda, noi facciamo un trito veloce di cipolla così. Più che altro andiamo a fare, Guarnizione. esatto. Che velocità. No, neanche tanto. Ti sei risparmiato. Sì. Eccoci qua. Il piatto è pronto. Allora, adesso, intanto che noi abbiamo preparato il piatto, lui comunque Sta andando sta andando avanti. avanti a cuocere. Semplicemente il risultato tra un'oretta È e lo stesso. mezza è quello. Calcoliamo bene i tempi di cottura quando a casa lo prepariamo. Calcoliamo che se vogliamo fare un contorno di patate dolci, invece di mettere su, sbucciare le patate, lasciare le patate intere, farle lessare, poi sbucciarle dopo con il rischio di Sì. sfrattarci, le sbucciamo già, le Sì. tagliamo già e le mettiamo con un po' di acqua. Così loro cuociono, si controlla la cottura, se manca ancora si può aggiungere acqua. Quando la patata è cotta si aggiunge il latte, come un normale purè, però lo Ok. facciamo un po' più veloce. Quindi potremmo benissimo accompagnarlo a questo piatto. Allora, beh, il piatto è, secondo me, è buonissimo da vedere così. E, Sì. niente, noi vi abbiamo detto tutto, vi auguriamo una buona Buona Pasqua Pasqua. e alla prossima. Spadellato è servito. Questo programma è stato offerto. Consorzio Italiano della Mozzarella. Via Cavaliere Angelo Manzoni, 39 a Sant'Angelo Lodigiano. Telefono e fax 0371 21 93 42. Salumificio Bertoletti. Via delle Boschine 6, Graffignana Lodi. Telefono 0371 88 84 6. Vendita all'ingrosso e vendita diretta a chilometro zero. Dalla produzione alla vostra tavola. I fruttarol del Burg, via Borgo Adda 109, telefono 0371 49 51 71. Aperto tutti i giorni dalle 7 alle 20 con orario continuato, sabato chiuso dalle 14 alle 16, servizio a domicilio.
Frutta e verdura di qualità, prodotti regionali, vini di pregio con attenzione ai prezzi. Si confezionano cesti tutto l'anno personalizzati. Piccola cucina con prodotti freschi anche su ordinazione. A Pasqua e Natale, colombe, uova, panettoni e oggettistica a tema.